Diritti verso questa direzione, queste sono le poste, a fianco alle poste troviamo questa scaletta. Arrivati in cima alla scalinata, giriamo a destra, attraversiamo la strada. Quindi arrivati a questo punto saliamo per salita San Francesco. Come potete vedere già incominciano a spuntare i primi segnali, sono i tre pallini quelli che ci dovremo seguire. Andiamo un po' più in su, gente, e attraversiamo più avanti. Ora noi attraversiamo per andare a ricongiungerci a quel sentiero salita Bastia di cui vi parlavo prima. Stiamo salendo lungo il sentiero, appunto, salita Bastia. All'inizio è un po' così, un po' rustico. Sfocia là davanti sulla strada, cioè via Carbonara. Arrivati qui noteremo appunto dipinti sui muri di pietre questi simboli, noi vi avevo detto i tre pallini rossi, che ci indicano con una freccia di girare appunto qua a destra. E infatti vedete che qua ci sono altre indicazioni che ci suggeriscono di salire lungo questa scalinata. E noi incominciamo a risalire, andiamo fino in cima. Arrivati a questo punto, prestiamo attenzione ai segnali che ci sono dipinti sui muri. Quindi arrivati in cima a questa salitella ci troviamo di fronte a un cancello, ma a sinistra, come possiamo vedere, vi è questo sentiero dove appunto ancora i tre pallini ci indicano di percorrere su di qua. Dobbiamo tirare su dritti a salire continuando sempre in mezzo al bosco. Ora qua mi pare che di segnali ce n'è di meno, cioè i tre pallini rossi non sono così frequenti in alcuni tratti come questo tratto. Per esempio, vedete, sono le rocce per terra. A volte sono dipinti sui tronchi degli alberi. Comunque con questi sempre segnavia, dove ben chiaro qua per terra sulla roccia vi è una freccia che indica di
prendere il sentiero qua a destra. Diciamo che dopo un paio di tornanti, se vogliamo chiamarli così, ci troviamo in questa area con delle postazioni sugli alberi, come potete vedere. Quindi del tronco dell'albero sfruttano non tanto. Ora, arrivato a questo punto, qua a destra, il sentiero che va di là. Come potete vedere, sempre il sentiero dei tre pallini. Eccoci qua, come vi avevo detto prima, il sentiero sbuca nell'altro sentiero che scende giù verso la chiesa millenaria qua su. Ah, ragazzi, ragazze, una cosa abbastanza importante, questo sentiero qua ha cambiato segnavia, non sono più i tre pallini rossi, ma due cerchi rossi. Eccoci qua, siamo arrivati in fondo al sentiero e là di fronte si intravede dietro l'albero, questo albero direi abbastanza secolare o giù di lì, la chiesetta millenaria, che ora cercherò di fare un'inquadratura da magari dalla strada, perché da qua c'è l'albero, si vede poco. Qua ci sono delle indicazioni appunto dei sentieri, la via del mare. Eccola qua la chiesa millenaria, eccola lì. Quindi girando intorno appunto la chiesa millenaria, continuiamo a destra e scendiamo giù per la strada. Stiamo attenti che qua è un pezzettino dove non c'è marciapiede, né da una parte né dall'altra. Siamo scesi da quella strada e siamo arrivati al borgo di, alla frazione di Ruta di Camogli. Questa è Ruta di Camogli, qua come potete vedere ci sono la fermata dell'autobus qua di fronte a noi, a me, e l'altra dalla parte opposta della strada. Quella è la galleria che collega, diciamo, se vogliamo dire così, il Golfo Paradiso col Golfo del Tiguglio. Andando oltre di là si arriva, si va verso Rapallo, Santa Margherita Rapallo, Portofino. E qui siamo a Ruta di Camogli. L'escursione è terminata qui.